marito era solito utilizzare il computer? No. Utilizzare qualche quaderno, qualche agenda sulla quale annotava? Sì, questa famosa... Degli episodi particolari? No. Aveva appunto questa famosa agenda rossa. Lei poco fa ha parlato di una famosa agenda rossa, sì. Ma non vorremmo capire perché le attribuisce questo aggettivo. Dico famosa perché era un'agenda che lui non lasciava mai, portava sempre con sé e segnava tutto, incontri, impegni di lavoro, però questa agenda non si trova. Era con lui, io l'ho vista perché a pranzo l'aveva nelle mani, aveva segnato nell'agenda i prossimi appuntamenti che avrebbe dovuto avere nella settimana successiva, e però non è stata più trovata. Non è stata più trovata. Lei è certa che il dottore Borsellino, quando è andato via da Villa Grazia, avesse portato con sé questa agenda? Sì, perché lui metteva le sue cose nella borsa e non la lasciava mai, la portava sempre con sé, tanto che scherzosamente dicevo: guarda, mi sembri Giovanni Falcone, che ovunque andava portava con sé la borsa con le sue cosine. E lui da un po' di tempo faceva la stessa cosa, camminava sempre con questa borsetta dietro, dove portava questa famosa agenda rossa, che era l'agenda che avevano regalato i carabinieri. Era un'agenda dell'arma dei carabinieri. Dell'arma dei carabinieri, sì. Non la lasciava mai, era borsa, sempre con sé. Ma la borsa le è stata restituita, è stata, sì, trovata integra la borsa? Sì, la accartocciata, però era integro tutto ciò che era dentro la borsa. Un po' affumicato, però c'era di tutto, o meglio, quelle poche cose che lui aveva. L'agenda con i suoi numeri telefonici, le sigarette e l'agenda rossa che non ho visto.